Mentre egli ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, che
con lui una folla non spada e bastoni, ma della porta. Il trattore e subito si avvicinò a Gesù. E subito si avvicinò a Gesù e disse: poi si fece innanzi e disse loro: chi cercate voi? Appena Gesù disse: sono io, indietreggiarono e cadde da terra. Un lampo di divinità era apparso sul volto di Gesù, il quale, solo, maestoso, solenne, dominava la folla. Poi Gesù disse: alzate. Al mattino Gesù fu condotto. Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù. Così ti risponde il sommo sacerdote. Se ho parlato male, dimmi dove è il mio male. Se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi e condussero Gesù davanti al Sinedrio per cercare qualche testimonianza per mandarlo a morte. Thank you.
totale, da me rappresentato, per rispondere delle molte accuse mosse contro Pio e i suoi ministri. Pertanto, siamo stati costretti a ricorrere a quei mezzi che l'autorità ci impone a salvaguardia del nome di Dio e di noi stessi. Abbiamo convocato dinanzi a questo giudizio alcuni testimoni degni di fede, di parole e fatti da voi compiuti, che tornano a danno della nostra fede. Ascoltiamo qualcuno di loro. Sai tu, il vero operatore dei miracoli, occulti della pubblicità del popolo. Perché hai insegnato a non rispettare il sabato giorno festivo? Tu ti sei proclamato persino figlio di Dio. Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Va bene, ora basta. Non rispondi nulla, Nazareno. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ebbene, dimmi, sei tu il Cristo, il figlio di Dio vivente? Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra di Dio e salire sulle nubi del cielo. Bestemmia! Bestemmia! Non ho più bisogno di testimoni. Avete udito tutti la bestemmia. È il reato di morte. Triste ed infame sentenza era data. Ora mancava la ratifica di Ponzio Pilato, perché la Giudea, dopo la conquista di Roma, era governata da un procuratore romano, il quale solo aveva diritto di vita o di morte sui sudditi. Intanto Gesù fu dato in mano alle guardie perché lo custodissero in carcere.
Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù e lo condussero dinanzi a Pilato, governatore di Roma. Le accuse portate contro quest'uomo, se non fosse malfattore non te l'avremmo consegnato. Vengono innanzi testimoni d'accusa. Abbiamo trovato costui che sopillava il nostro Paolo. Ci diceva di non pagare il tributo a Cesare. Costui segnava per tutta la Giudea e la Galilea una dottrina contraria alla nostra. Ma non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Pilato, da intelligente romano qual era, capì a volo che tali accuse erano mosse da invidia. Saputo che Gesù era giudeo, quindi sotto la giurisdizione di Erode, domandò da lui che in quei giorni si trovava a Gerusalemme.
sua giurisdizione la causa del Galileo Gesù di Nazareth. Thank you.
Pilato fece chiamare di nuovo i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo e disse loro: vi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna di quelle cose di cui voi lo accusate. Egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. No! A morte! Ma che cosa ha fatto di male? Ha bestemmiato! Si è fatto figlio di Dio! Ha detto di essere il Cristo Re! Sei tu, dunque, il Cristo Re? Tu lo dici che sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, ma il mio regno non è qui. Se non soldati da lui, non sei di concetto. Pilato era convinto dell'innocenza di Gesù e cercava di salvarlo, dando in parte una soddisfazione alle autorità giudaiche. Era uso che il procuratore romano, in occasione della Pasqua, rilasciasse libero un prigioniero a scelta del popolo. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, di nome Barabba. Mentre si trovavano riuniti, Pilato disse loro: chi volete che vi lasci libero? Gesù di Nazaret o Barabba? Che ne farò dunque di Gesù chiamato Cristo? Gesù di Cristo! Se non soldati da lui, non sei di concetto! Mentre Pilato sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sonno fui molto turbata per causa sua. Pilato, visto che non otteneva nulla, si fece portare dell'acqua e davanti a tutti si lavò le mani dicendo: Thank you.
Thank you.
povero! Lo aiuteranno le sue pene! Aiutate quell'uomo! Thank you.
Il dramma lugubre della passione volge ormai al suo termine. Il divino giustiziato sta per compiere il suo olocausto. Egli ha il capo coronato di stelle, il cuore sazio di obbrobrio e il corpo ridotto alle estreme agonie. Gesù è ormai disteso sul suo letto di morte. Fissiamo istanti i nostri occhi su quel volto che, quantunque calmo e sereno, spira tanto dolore. Miracolo com'è ridotto dall'ingrata Gerusalemme, dalla punta dei piedi fino alla sommità del capo, è tutto ridotto una piaga sanguinante. Il suo volto lampeggiante, che fece palpitare il cuore degli apostoli, dei discepoli e di quanti lo avvicinarono, è il sangue coperto del pallore della morte. Le sue labbra, che tante parole di vita pronunziarono, sono livide, arse, trommate di sangue. Quelle mani che irraggiarono grazie e dono, quei piedi che si affaticarono tanto dietro i figli smarriti, sono trapassati dai chiodi. Il capo, aureolato di divinità, è fasciato di spine. In breve
lo scherno della plebe. L'hanno confuso con gli scelerati, crocifisso in mezzo a due ladroni. Sarà sazio ormai la efferata crudeltà dei carnefici? Sarà paga la inaudita barbarie della plebaglia? Si diffonde il sangue? No, non sono ancora sazi, non sono ancora paghi. Continua ad infuriare la bufera infernale intorno alla croce. Infatti, sacerdoti ed anziani, soldati e popoli, passano dinanzi alla croce, lanciano contro Gesù le più orrende bestemmie e lo scherniscono dicendo: tu che sanavi i paralitici, che guarivi i lebbrosi, che ridai la vista ai ciechi e la parola ai muti, tu che richiamava nuova vita ai morti, salva loro te stesso, tu che ti facevi figliolo di Dio, adesso discendi dalla croce. E Gesù, divenuto bersaglio di tanta umana perfidia, Gesù tace. Ma tace Gesù. Ecco, io vedo muovere le sue labbra. Egli alza penosamente il capo coronato di spine e, cercando il cielo, esclama con voce flebile e mestamente soave: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. O miracolo di potenza e di amore, o sublime linguaggio degno solamente di un Dio, è questa la vendetta del Cristo, il perdono. Si parla d'amore di un Dio. Nessuno prima di lui aveva parlato così. Nessun uomo ebbe pensato mai che si potesse perdonare e pregare ad un tempo per coloro che ci danno la morte. Risuonava ancora nelle orecchie degli astanti la parola dolcissima del perdono. Quando uno dei due ladroni, crocifisso ai lati di Gesù, quello di destra, per nome Dissima, colpito da stupore, guarda attonito il Signore e riflette: come? Quelli lo straziano e lo coprono di rodiglio e gli implora per il suo perdono. L'imprecazione gli muore sulle labbra. Il suo cuore si commuove e si sente compreso da una rispettosa compassione verso il crocifisso che gli sta vicino. E così, mentre Gesima, l'altro suo compagno, rivolgendosi ancora una volta al Signore, bestemmiandolo e imprecando rabbiosamente, gli diceva: infame maledetto, se sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Gesima, mutato in altro uomo, rivolgendosi risentito al compagno, lo rimproverava dicendo: non temi Dio. Non temi Dio, nemmeno tu che stai per morire. Noi giustamente paghiamo il figlio dei nostri delitti, ma costui nulla ha fatto di male. Poi, rivolgendosi a Gesù, con voce supplichevole, mormora umilmente: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Fortunato ladro, ladro felice e beato, che muore rubando ancora una volta, rubando il paradiso. Oggi con Gesù in croce, oggi con Gesù nella gloria. Oggi compagno di Gesù nelle pene, oggi con lui nella gloria, oggi nella morte, oggi pure la vita eterna. Il divino giustiziario sta per compiere il suo olocausto. Egli ha il capo coronato di spine, il cuore sazio di operoso
e il corpo ridotto alle estreme agonie. Un'impia sorte è gettata sulla sua tunica, le sue vestimenta sono divise, quelle vesti lavorate con tanto affetto dalle mani virginali della madre sua. Ora egli non ha più nulla, che tutto ha dato alla povera umanità, la sua dottrina, le sue lacrime, i suoi sudori, le sue fatiche, il suo sangue. Ha dato persino se stesso, il suo santissimo corpo in cibo, il sangue in bevanda. Non ha più nulla, non gli restano che le spine che gli hanno lasciato in capo a lui. No, fratelli, gli rimane ancora il più gran tesoro del cielo e della terra, gli rimane la madre, ed egli ce la darà, ce ne farà dono. Ecco il nobile pensiero, il sublime legato di un Dio che muore. La madre, guardate ai piedi della croce, vedete voi quella donna che ritta in piedi, col cuore trafitto dai dolori e pene inenarrabili, sembra la statua del dolore sulla tomba di un morto. È una madre, la madre del giustiziato. Povera, infelicissima madre, da che il santo vecchio Simeone le ha squarciato il velo dell'avvenire, la triste visione del Golgota ha giganteggiato sempre dinanzi allo sguardo di lei. Ed ora ella vede morire il suo Gesù. L'ha tenuto per 9 mesi nei claustri virginali del suo seno e lo vede morire. L'ha adorato figlio di Dio a Betlemme, l'ha nutrito col suo latte e i suoi baci e lo vede morire. Gesù la vede, ritta ai piedi della croce, a fianco del discepolo da lui amato. Nella persona di Giovanni egli vede tutta intera l'umanità, scorge distintamente tutte le generazioni future in preda all'affanno, quei poveri figli del peccato sotto i colpi della sventura, che si dibattono tra le strette del dolore e guardano in alto in cerca di una luce serena che li illumini, di un cuore aperto che li comprenda, di una mano generosa che li soccorra. Ed allora, mosso a compassione dell'umanità sventurata, forma per essa il legato più sublime, il testamento più tenero che sia mai uscito dal cuore di un padre. E richiamando gli estremi spiriti, pronuncia quelle memorande parole che hanno riunito tanti dolori e hanno asciugate tante lacrime. Donna, ecco tuo figlio. E da Giovanni? Ecco la madre tua. La tenera madre si strinse alla croce per suggellare con un bacio la volontà del morente. E Giovanni le si pone vicino per consolarla e per consolarsi. Mute le lacrime di ambedue scendono fin sulla terra, intrisa del sangue del Redentore. E sin da loro, miei cari, noi divenimmo figli di Maria ed ella divenne la madre nostra. O prodigio, o mistero, benedetto quel cuore che ha creato questa nuova maternità. O madre, o addolorata Maria, tutta l'umanità ti è intorno, tutta l'umanità ha bisogno di te, della tua maternità pietosa, della tua guida, della tua carezza, del tuo consiglio, del tuo amore. Ha bisogno di te chi piange per essere consolato, chi sorride perché la gioia non sia macchiata di colpa, chi nasce, chi vive, chi lotta, chi muore.
specialmente chi muore ha bisogno di te, o madre, perché la morte si tramuti in vita per i meriti del Cristo tuo figlio. La catastrofe terribile sta per compiersi. In quegli estremi istanti, l'agonizzante Gesù, percorrendo con la sua mente divina i 40 secoli passati dal peccato di Adamo alla redenzione imminente dell'uomo, vede che nulla più manca ad ultimare la grande impresa per cui l'Eterno Genitore lo aveva inviato sulla terra. D'uno sguardo al passato, egli vede in sé l'avveramento di tutte le profezie. Il Padre ha aperto le braccia all'uomo pentito e la terra e il cielo nulla hanno più da chiedere al Redentore. Fu allora che, aprendo le sue braccia, Gesù esclamò: tutto è compiuto. Ecco che si avvicina l'ora fatale, il momento in cui il nostro Gesù sta per separarsi da noi. Intanto piega la fronte divina sul petto ansante dei rantoli estremi. È l'ultimo sguardo che rivolge ai suoi, a sua madre che è lì, immersa in un immensurabile oceano di spazio. Donna la più grande e dolorosa che sarà nell'universo. A Giovanni, che ha sentito nell'ora dolce e melanconica del cenacolo i palpiti arcani del cuore di un Dio. Alla Maddalena, l'anima passionale che l'ha seguito sempre come ombra fedele e costante. Alle vie donne che l'hanno seguito piangendo. Al collaudo che sta per ricevere il premio della sua umile e contrita attestazione di fede. Al centurione che dirà convertito: veramente costui. Veramente costui era il figlio di Dio. Poi il capo si china. L'ora dell'ultimo mistero è giunta. Un fremito scuote l'universo, un rombo potente che gira dall'Oriente all'Occidente, un terremoto grande scuote la terra. Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito di Dio. Quindi tutto tace. La terra e il cielo, le creature e il creatore assistono riverenti nella tragica solennità al compimento dell'immenso dramma umano divino. E allora, dalle piaghe non scorga più sangue. La testa è scaduta, appesantita sul petto, il cuore abbattuto l'ultimo palmo. Del silenzio angoscioso una voce strepita, forse la madre che chiama per l'ultima volta il suo adorato figlio. Gesù, Gesù, figlio mio! Ma la voce è rimasta senza eco. Gesù è tornato al Padre suo.
sepolto.